Ciao a tutti e benvenuti alla lezione numero 5 di questo ottavo capitolo che si intitola La volontà indivisa della figliolanza e andiamo a vedere cosa ci dice oggi il corso a proposito di questa lezione. Puoi forse essere separato da ciò con cui ti identifichi ed essere in pace? La dissociazione non è la soluzione, è un delirio. Coloro che delirano credono che la verità li assalirà e non la riconoscono perché preferiscono l'illusione. Siccome giudicano la verità come qualcosa che non vogliono, percepiscono le loro illusioni che bloccano la conoscenza. Aiutali offrendo loro la tua mente unificata in loro favore, nello stesso modo in cui io offro la mia in favore della tua. Da soli non possiamo fare nulla. Ma insieme le nostre menti si fondono in qualcosa in cui potere va bene oltre il potere delle sue parti separate. Non essendo separata, la mente di Dio si stabilisce nella nostra e come nostra. Questa mente è invincibile perché è indivisa. La volontà indivisa della figliolanza è il creatore perfetto, essendo interamente a somiglianza di Dio, del quale essa è la volontà. Tu non puoi esimerti da essa se vuoi comprendere ciò che è e ciò che tu sei. Credendo che la tua volontà è separata dalla mia, tu stai esimendoti dalla volontà di Dio, che è te stesso. Ma guarire è sempre rendere intero. Pertanto, guarire significa unirsi a coloro che sono come te. Perché percepire questa uguaglianza è riconoscere il Padre. Se la tua perfezione è in Lui, è solo in Lui, come puoi conoscerla senza riconoscerlo? Il riconoscimento di Dio è il riconoscimento di te stesso. Non c'è separazione tra Dio e la sua creazione. Ti renderai conto di ciò quando comprenderai che non c'è separazione tra la tua volontà e la mia. Permetti all'amore di Dio di risplendere su di te accettandomi. La mia realtà è la tua, è la sua. Unendo la tua mente con la mia, proclami la tua consapevolezza che la volontà di Dio è una. L'unità di Dio e la nostra non sono separate perché la sua unità abbraccia la nostra. Unirsi a me significa ripristinare il suo potere in te perché lo condividiamo. Allora, qui farei un piccolo appunto, anche se forse l'ho già detto, me lo ricordo sinceramente, non me lo ricordo così bene, ma credo di sì. Quando il corso parla dell'unità di Dio, della mia unità, della tua unità, che non sono separate, dobbiamo pensare subito che noi siamo una parte individualizzata di Dio, cioè una porzione di Dio c'è in ciascuno di noi. Ecco perché dice che io sono in tutti voi, ecco perché dice il corso, appunto, che è una piccola unità, cioè praticamente per quello che vi faccio sempre l'analogia della fotografia oppure l'analogia del puzzle. Cioè la tua piccola unità, il tuo pezzo di puzzle è così importante che senza di essa, cioè senza di te, Dio non è completo. Il corso lo dice chiaramente, non mi ricordo in quale passaggio, ma appena lo trovo ve lo dico. Il corso dice che Dio non è completo senza di te. Quindi tu sei così importante che senza di te l'intero non può essere intero. L'unità di Dio e la nostra non sono separate perché la sua unità abbraccia la nostra. Unirsi a me significa ripristinare il suo potere in te perché lo condividiamo. Io ti offro solo il riconoscimento del suo potere in te, ma in questo risiede tutta la verità. Nel momento in cui noi ci uniamo a Lui. Sia gloria all'unione di Dio e dei Suoi santi figli. Tutta la gloria sta in essi perché essi sono uniti. I miracoli che facciamo
testimoniano la volontà del Padre per suo Figlio e la nostra gioia nell'unirci alla sua volontà per noi. Quando ti unisci a me, ti unisci senza ego, perché io ho rinunciato all'ego in me stesso e pertanto non posso unirmi al tuo. La nostra unione è pertanto il modo per rinunciare all'ego in te. La verità in entrambi va oltre l'ego. Il nostro successo nel trascendere l'ego è garantito da Dio ed io condivido questa fiducia in entrambi e per noi tutti. Io riporto la pace di Dio a tutti i suoi bambini perché l'ho ricevuta da Lui per tutti noi. Niente può prevalere contro la nostra volontà congiunta, perché niente può prevalere contro la volontà di Dio. Vuoi conoscere la volontà di Dio per te? Chiedila a me, che la conosco al tuo posto e la troverai. Io non ti negherò niente perché Dio non mi nega niente. Il nostro è semplicemente il viaggio di ritorno a Dio, che è la nostra casa. Allora, qui farei un piccolo appunto molto molto importante. Guarda questo ultimo passaggio. Il nostro è semplicemente il viaggio di ritorno a Dio, che è la nostra casa. E cioè, Dio ha preso una parte del suo pensiero originale, di questa coscienza, di questa energia, di questa, la scienza lo chiama in tutti i modi, beh, comunque di questa energia che l'ha sparsa nell'universo e adesso torna indietro attraverso tutte queste lezioni che vanno imparate, ma attirate dalla gravità dell'amore e della luce. Quindi la luce che tu vedi intorno a te adesso, o di giorno quando vuoi, non so quando è giorno lì, per me è giorno adesso, sta di fatto che la luce che vedi intorno a te, che vedi con questi occhi umani, non è altro che intelligenza. Molto bello questo passaggio che dice: il nostro è semplicemente il viaggio di ritorno a Dio, che è la nostra casa. Quindi quando abbiamo finito di fare tutte le lezioni, come dire, non solo torniamo a Dio, ma torniamo in Dio, e cioè ci fondiamo con la fonte. Ogni qualvolta la paura si insinua in qualunque punto lungo il cammino verso la pace, perché l'ego ha tentato di unirsi a noi nel viaggio e non lo può fare, avendo sentore della sconfitta ed arrabbiato per essa, l'ego si vede rifiutato e diventa vendicativo. Tu sei invulnerabile alla sua vendetta, poiché io sono con te. In questo viaggio hai scelto me come tuo compagno al posto dell'ego. Non tentare di restare attaccato ad entrambi, o cercherai di andare in direzioni diverse e perderai la strada. La via dell'ego non è la mia, ma non è anche la tua. Lo Spirito Santo ha solo una direzione per tutte le menti e quello che mi ha insegnato è la tua. Non prendiamo di vista la sua direzione attraverso le illusioni, poiché solo le illusioni che ci sia un'altra direzione possono oscurare quella per cui la voce di Dio parla in tutti noi. Non accordare mai all'ego il potere di interferire col viaggio. Non ne ha, perché il viaggio è la via verso ciò che è vero. Lasciati alle spalle ogni illusione e vai oltre ogni tentativo dell'ego di trattenerti. Io cammino davanti a te perché io sono oltre l'ego. Prendimi dunque per mano perché vuoi trascendere l'ego. La mia forza non mancherà mai. E se tu sceglierai di condividerla, lo farai. La offro volentieri e con gioia perché ho bisogno di te, tanto quanto tu hai bisogno di me. È qui che finisce questo testo di questa quinta lezione del capitolo numero 8. Io mi fermo qui e vi aspetto domani con la prossima lezione.
Ciao a tutti e a tutti voi, una bellissima giornata.